buonsenso, competenza, riconoscimento dei pesi e dei valori, sia come dire numerici che di qualità, non avremo problemi a fare la giunta. Non litigheremo per la giunta, disse all'indomani della sua elezione bis Marco Marsilio in merito alla squadra di governo da scegliere. Eppure ci sono nervi tesi in maggioranza proprio sulle nomine. I ferri corti sono in particolare tra lui e il coordinatore di Forza Italia Abruzzo, il presidente della commissione affari costituzionali della Camera, Nazario Pagano, un assessorato, la presidenza del Consiglio e forse il ruolo di sottosegretario che non prevede surroga, rispettivamente Sant'Angelo Sospiri e da Mario le proposte del governatore al partito azzurro. Troppo poco per Pagano, che reclama almeno un altro assessore. Martedì, alla vigilia del primo consiglio regionale, i giochi saranno fatti. Il presidente ha convocato per quella giornata i segretari dei partiti all'Aquila, ma la sensazione è che le trattative proseguiranno fino all'ultimo minuto utile, anzi il braccio di ferro, considerando che il presidente non intende cedere. Una differenza di vedute confermata al microfono di Teleregione dallo stesso onorevole Pagano, che vuole far valere il 13,4% di Forza Italia e i 4 consiglieri eletti a fronte dei 13 anni fa. Noi venivamo da un risultato inferiore, con una rappresentanza nei posti di giunta e di consiglio superiore a quella che ci viene offerta dal presidente Marsilio, e questo non è possibile. Sembra che vi siano diversità di opinione fra noi e il presidente Marsilio, vediamo come la cosa andrà a concludersi. Se non collimassero le volontà, cosa potrebbe succedere? Oppure secondo lei alla fine si riuscirà a trovare l'accordo? Non voglio immaginare che vi sia una sorta di posizione, diciamo, di contrasto o comunque di volontà a strappare. Penso che sia controproducente per il futuro di questa regione.